10 vittorie su altrettante gare disputate e un percorso netto, quello con cui Edil Frata Nardò e Bisanum Viaggi Vieste si presentano allo scontro diretto fissato in Salento domenica prossima. Nell'undicesima giornata di C-Silver le due capoliste devono sudare, ma ce la fanno anche stavolta. La squadra di coach Di Pasquale offre l'ennesima dimostrazione di forza a Cerignola, fronte Udas, mentre i ragazzi di coach De Santis risolvono solo alla fine il testacoda contro una Kribel Francavilla con un Malabov in più. Si rimette in marcia Diamond Foggia che consolida il terzo posto toccando i 100 contro Ostuni, metà dei quali arriva dal duo americano Brantley Evans. Si screma il gruppo di ulteriori inseguitrici, issando a 14 Juvetrani, Corsara a Fasano con ben 6 giocatori in doppia cifra. Libertas Altamura, vittoriosa a Brindisi contro Invicta, e Webin Angel Manfredonia che stacca un'Adria Bari orfana di maglietta. Gioie esterne anche per Olimpica Cerignola, passata a Monopoli contro Action Now dopo un tempo supplementare, e Valentino Castellaneta, per la prima volta a punti fuori casa ai danni di In Event of Fire Lecce. Tutto fermo in coda a beneficio di Tecno Switch Ruvo che riposava, e nel programma del prossimo turno, oltre alla sfida fra le due squadre a punteggio pieno, c'è anche la stracittadina di Cerignola. Nella nona giornata di Serie D, Fascorato supera anche la prova in casa di Anspi Santa Rita Taranto, mantenendo il motore a pieni giri. Riparte nuova pallacanestro Ceglie che regola Virtus Taranto, rimanendo appaiata a mezzo pieno Molfetta, che sul campo di Masseria Santa Teresa Monopoli appone il settimo sigillo di fila dopo aver messo il turbo nel secondo periodo. Successo esterno anche per Despar Murgia Santeramo, che si conferma quarta forza dopo la vittoria in casa di Angiulli Bari. Decisive due triple di Stano per il rocambolesco sorpasso dell'ultimo minuto. Al quinto posto da sola sale intanto Rosito Caffè Barletta che batte Ciauri Mesagne. Passo in avanti per Pallacanestro Lecce che agguanta Assi Posidone Brindisi dopo averla sconfitta al Palaventura. Nelle retrovie vittorie preziose per Club Giganti Cisternino su Basket Calimera e per Aurora Brindisi che dopo una serie di ottime prestazioni senza punti esulta finalmente a Rutigliano contro Olimpia.